Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video finalmente finiamo la serie di video sul concorso 2014 che era cominciato come voler fare un video singolo ed è finita per essere una serie perché sono incapace di fare un video breve. Oggi vedremo gli ultimi due finalisti del concorso 2014. Cos'è questo concorso 2014? Concorso 2014 è il termine con cui ci riferiamo al concorso avvenuto nel 2014 per trovare un nuovo character designer dei Gormiti. Un concorso che apparentemente non ha avuto nessun effetto a lungo termine, ma vedremo questo aspetto un po' meglio verso la fine del video. Negli scorsi video, che credo che spero metterò nelle schede, ma credo che non avrò voglia, guardate sul canale, ho fatto una playlist apposta, forse metterò nelle schede la playlist, guardatevi la playlist. Vi ho mostrato alcuni dei partecipanti e uno dei finalisti nello scorso video. Datelo a vedere per chiarezza. Il concorso in cosa consisteva? Gli artisti devono mandare alla Giochi Preziosi, dopo essere stati, fra virgolette, accettati grazie al loro curriculum e ai loro portfolio, dei disegni di Barbataus, Colossus e un Gormita originale, fatto da loro, proprio libertà totale. Abbiamo visto molti disegni fighi, molte robe belline, molte robe orribili, specialmente quelli originali. Non ho capito perché la gente non riusciva a fare un Gormita carino. Per la finale le indicazioni invece non ce le abbiamo molto chiare. Di conseguenza, oggi, vedendo gli altri due finalisti, vedremo un po' se troviamo delle linee generali oppure no. Lo scorso video avevamo visto il terzo finalista, che aveva fatto, oltre ai tre Gormiti iniziali, come tutti gli altri partecipanti, anche un Geos, un Noble Mantis e un Carapax. Vedremo oggi cosa troveremo con il secondo finalista, Fabrizio De Fabrizis, o Fabrizio De Fabrizis, non lo so come si pronuncia, immagino Fabrizis. Fabrizio è un grande. Oltre ai disegni ha caricato anche delle spiegazioni dettagliate di ciascun Gormita e anche del suo processo creativo, o più in generale come è arrivato a fare quel design specifico, almeno per alcune delle sue entry. Per esempio, per Colossus ci informa che per seguire le indicazioni della figura snella e slanciata ha abbassato l'attacco delle spalle, giustamente come molti altri artisti hanno fatto, ma ha voluto mantenere la sua possenza. L'unica pecca, secondo me, che vedremo anche nelle entry successive, sono le gambe, esageratamente lunghe e snelle per i miei gusti, ma che credo possano piacere. È solo che sono più lunghe del resto del corpo, questa cosa mi fa molto strano. Vediamo anche Barbataus. L'unica altra modifica, al di fuori di quelle che abbiamo già visto in Colossus, è che al braccio sinistro, che normalmente è solo una liana, ci ha aggiunto anche il braccio da cui escono le liane, dando quindi una linea più eroica al personaggio come da indicazioni. Ora tocca vedere il personaggio originale che ha creato. White Baron, un Gormita del ghiaccio, figo. Ci fa sapere nel testo laterale della descrizione del personaggio che gli piace pensare che i Gormiti siano creature energetiche che si manifestano con un corpo fisico attraverso armature legate ai vari elementi della natura. Non mi dispiace come idea e non mi dispiace che ha anche provato a dare un senso a tutto quello che riguarda Gorm, anche perché in un certo senso ci ha beccato partendo dalla definizione di Gormita nella Luxion, no, i Gormiti secondari che vengono creati toccando gli elementi della natura, e anche i signori sono generati dagli elementi della natura stessi. Qui è semplicemente portato ad un livello superiore, più fissa come cosa, più chiara, più definita, il che dà, credo, più personalità ai suoi disegni rispetto a tutti quegli altri che giravano soltanto attorno al concetto di Gormita e anche un concetto non molto chiaro. L'unica cosa che non mi piace del suo design è lo spirito nel petto, cioè che
si vede proprio lo spirito naturale e l'armatura che gli è cresciuta intorno, che un po' contrasta con il Colossus e il Barbataus che aveva fatto. Però la testa ci sta, il pugno di ghiaccio è molto figo, e anche la spada di ghiaccio dietro la schiena, anche se poco gormitica, è una bella idea. Capisco perché è passato alle fasi successive, e sono molto 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 curioso di vedere le sue entry originali. In realtà le ho già viste, però sto creando tutta una scena di suspense per voi, ok? Vediamo le sue entry da finale, per così dire. Allora, cominciamo da Nobile Mantis. Fighissimo, fighissimo. Fabrizio ci spiega che ha voluto mettere le varie creature di Nobile Mantis come una sorta di accessorio. Quindi le creature nelle braccia diventano armi attaccabili al braccio, che è un'idea perfetta per delle action figure. Pensa quanti gadget puoi riuscire a vendere con questa idea e basta. Altro che mix and match della Legends. E la manta dietro alla schiena di Nobile Mantis, che fa sia da mantello che da ali, qui è un vero e proprio mantello. Le branchie diventano le linee del panneggio e gli occhi dei bottoni. Secondo me è un adattamento geniale questo. Forse un po' troppo umanizzato, ma in stile agli altri suoi design. Vediamo poi Geos. Per lui ha optato per irrobustire il corpo il più possibile senza uscire dal suo stile. Di conseguenza è il personaggio più pompato che abbiamo visto finora. Il martello è ingrandito e sembra che sia tipo bloccato nel suo braccio, cioè come se avesse dato un pugno a un blocco di roccia e poi non è più uscita più la mano. Inoltre il suo corpo è tutto lucido, molto più lucido degli altri che avevamo visto. Sembra un po' riprendere il Geos della figure da 15 cm in Ergeia, quello che ha le parti grigie, le spalle grigie, gli avambracci grigi, che ha dettagli aggiunti, che poi è stato anche ripreso per il film live action Ace Mission. Cavolo, devo fare il video anche per quello. Comunque, molto figo per i miei gusti. Immagino anche il braccio di questo Geos sia separabile come le aggiunte di Nobile Mantis, rendendolo ancora più vendibile. Vediamo poi tre entry originali. Queste però sono le prime senza la descrizione. Partiamo da un signore del mare, che dall'aspetto mi ricorda moltissimo Neos eroe elementale. Poi c'è un gormita del vulcano, che ce lo vedrei benissimo nell'archetipo di sempre di Yu-Gi-Oh! Dei Flamwell. E infine uno della foresta, che a sto punto è un Naturia. È un Naturia. Molti parallelismi con Yu-Gi-Oh! Mi piacciono. L'unica cosa che non apprezzo sono le lettere nel loro petto. Cioè, l'avrei capito lo stesso che è un gormita della foresta senza la F sul petto. Stessa cosa per la V di quello del vulcano e la M per quello del mare. Però per il resto sono molto fighi. Sono molto molto fighi. Sarei curioso di vedere cosa avrebbe fatto con un gormita dell'aria. Comunque dei design molto 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 interessanti tutti quanti. Mi piace moltissimo l'idea dei gadget add-on. Vorrei vedere di più da lui. Fabrizio De Fabrizis è uno di quelli che ha parlato di più del progetto nella descrizione di questo articolo nel suo blog. Infatti molte informazioni le ho prese da lui. Fra le cose che ha detto c'è sia una cosa che vi dirò alla fine, così rimanete attaccati al video, che il fatto che con la Giochi Preziosi stava già collaborando per un altro progetto, che però non ha mai visto la luce, che consisteva in una sorta di serie di figure di cavalieri nel suo stile. Se trovo le immagini le metto qua. Adesso che ho visto questi design gormitici, sarei stato curioso di vedere come sarebbero stati questi giocattoli. In linea generale, i suoi gormiti sono quelli che preferisco. Mediamente sono tutti quanti fighissimi, sono giocattolabili, le gambe sono un po' troppo lunghe e il nome sul petto mi fa un po' cringiare. Ma per il resto aveva anche un'idea interessante per il mondo dei gormiti, che si sarebbe potuta evolvere con molta facilità in qualcosa di pratico e interessante. Ma nel prossimo artista c'è qualcosa che adoro.
mi incuriosisce e mi gasa un bel po'. Che se sono termini tecnici importanti. Il prossimo artista è Marco Albiero. Alcuni di voi potrebbero averlo già sentito nominare Marco Albiero con molta, molta, molta facilità. Perché oltre ad aver già lavorato al Francese dei Gormiti, avendo fatto le art promozionali della serie Crisi Suprema e Cartoon, e mi pare anche in Organic, molte delle immagini, per esempio, che ho messo nel video della Cartoon, quelle immagini lì io le ho prese da Marco Albiero, che le ha caricate tutte quante sul suo blog, Burning Blood, mi pare. Ma probabilmente era stato contattato dalla Marathon e non dalla Giochi Preziosi per fare queste art. Perché, a detta di Marco Albiero, lui è stato contattato per i suoi disegni online, quelli che già faceva sulla sua pagina privata, e non perché aveva già collaborato con loro. Prima di tutto vi devo dare un'informazione sul suo stile. Marco Albiero lavora principalmente con i Cavalieri dello Zodiaco e Sailor Moon. Fa le immagini promozionali di queste due serie a livello professionale e anche di altre serie anime, in stile anime, e anche il manga di Morte Bianca. E questa è una precisazione necessaria per capire i suoi design di Barbataus e Colossus, che sono così. Io non so come questa cosa non mi dispiace affatto. Non lo capisco. Passo dal dire figo al ridere incontrollabilmente, così velocemente che rimango senza parole. Ma non è questa la ragione per cui l'ho tenuto per ultimo. I suoi design sono molto più nello stile supereroistico e anime. Sono praticamente una versione anime di questi gormiti qua. Che non lo so perché, ma mi fa morire dal ridere. Non ci sono grossi cambiamenti del design di base al di fuori del cambio di stile. Non è che ha tolto le braccia a Colossus o la liana a Barbataus o gli artigli a Barbataus. Sono letteralmente i gormiti seconda serie, questi due signori seconda serie, versione anime. Non mi potete dire il contrario. Questa cosa mi fa morire da ridere. Sfortunatamente, credo che non abbiamo la sua terza entry. Nel link in cui vi passo, nella descrizione, ci sono altri due gormiti sul fondo, che però non sono entry originali, sono commissioni fatte per Charlotte Drawing. Se non sapete chi è Charlotte Drawing, è un membro della community dei gormiti, uno dei più attivi nel periodo di morte del brand. Praticamente sono i suoi OC, mi pare Sommo Luminescente Oscuro, versione delle tenebre, e non mi ricordo chi è quell'altra. Però ecco, sono commissioni, ragazzi, non sono parte del concorso. Quindi, data la mancanza della sua terza entry, o supposta mancanza della sua terza entry, vediamo i disegni che ha fatto per la selezione finale. Abbiamo nuovamente Geos e Noble Mantis. Mi chiedo a questo punto se non Geos sia una richiesta fissa da parte della Giochi Preziosi, mentre Noble Mantis, dato che non era presente nelle entry di Stefano Dell'Aria, probabilmente era o facoltativo oppure, che ne so, c'era una scelta libera di un gormita del mare, un signore della natura del mare. Comunque, vediamoli nel dettaglio. Geos molto fedele all'originale, l'unico differenza più grande è lo stile, ad esempio il viso da protagonista maschile di uno shoujo. Ma Marco Alpiero non si è fermato a questa art. Ne ha fatta un'altra, in cui Geos è diverso. Sembra fatto, no vabbè, a parte i meme idioti, ne ha fatta un'altra dove Geos è tipo evoluto. Il martello sviluppa un manico e quindi diventa un vero e proprio martellone, e gli spuntoni del suo corpo si ingrandiscono e si appuntiscono. Ho scritto appuntiscono, non so nemmeno se è una parola, dandogli un aspetto più aggressivo. Questa è l'idea che vi accennavo prima, che mi sarebbe piaciuta un bel po'. Le trasformazioni. C'è un problema. Perché io credo che comunque sia una cosa derivante, anche questa, dallo stile di Marco Albiero, prendendo ispirazione da Sailor Moon e da Cavaliere dello Zodiaco. Per forza di cose ci doveva essere una trasformazione, un qualcosa che durante la battaglia ti cambia l'aspetto. Per forza, è obbligatorio. Non puoi fare altrimenti.
Vediamo anche Noble Mantis. Anche Noble Mantis ha una forma trasformata. Nella sua forma base assomiglia parecchio all'originale. Sempre con le solite modifiche, quindi aspetto più umanizzato, stile anime, eccetera. Di conseguenza, per esempio, l'elmo di Noble Mantis è un vero e proprio elmo e si intravede un viso al di sotto. Ma nella sua forma evoluta vediamo abbastanza differenze. Prima di tutte, le parti del corpo che si illuminano. Le mante che lo ricoprono allungano le loro code, formano lame più taglienti sui bordi e appaiono nuovi dettagli qua e là. Come nella entry di Fabrizio De Fabrizis, le mante sembrano dei veri e propri accessori e quella sulla schiena sembra quasi un mantello. Inoltre, nella forma trasformata, sotto l'elmo di Noble Mantis si intravedono gli occhi illuminarsi. Proprio figo, mi piace molto come idea. Ah, inoltre ha una manta sul pipo che prima non aveva. Ah no, ce l'aveva prima la manta sul pipo. Non avevo notato la manta sul pipo. E ora vediamo l'ultima entry di Fabrizio De Fabrizis. O forse dovrei dire le ultime 5. Marco non si è dato un regolo e ha fatto per la Giochi Preziosi un'intera squadra dei signori della natura stile Power Rangers. Mancava solo lui. Abbiamo quello rosso, quello blu, quello verde, quello pompato e quello femmina. A parte gli scherzi, vediamoli uno per uno. Partiamo da quello della Terra, che è ridisegnato sopra il suo Colossus. Infatti ha praticamente la stessa posa e proporzioni corporee, eccetto le altre due braccia che sono perse nei meandri del tempo. Nell'arte colorata ha elementi estremamente futuristici, fra cui pattern luminosi e una forma di triforza di Zelda sparsi qua e là. E se non ci fossero i cristalli, potrebbe tranquillamente sembrare un mecha. Ma guardando la bozza, possiamo vedere che quelli che sembrano occhi sono in realtà una sorta di occhialini. Più vediamo delle rocce sulle gambe, tipo quelle di Geos, e diciamo preferisco di più la bozza, dato che sembra più rocciosa, rispetto a quella colorata, che invece sembra un vero e proprio mecha. Invece, il Signore della Foresta sembra anche nell'art colorata del suo elemento, nonostante le luci neon su tutto il corpo, soprattutto per le varie foglie che lo circondano e per i suoi capelli d'erba. Stessa cosa per quello del mare, i capelli d'acqua e le pinne che ha sul corpo danno l'idea di mare. Inoltre questo è il signore della natura che mi convince del fatto che non sono i redesign dei signori cartoon. Infatti, mentre il Gormita della Terra può sembrare una nuova forma di Nick e quello della foresta una nuova forma di Lucas partendo da quelli inorganic, quello del mare non ha le caratteristiche tipiche di Toby versione signore della natura. Alla signora dell'aria invece bastano le ali per convincerci del suo popolo appartenenza. La somiglianza con Jessica aiuta, ma una cosa che non mi piace del suo design sono i tacchi. Veramente non sopporto vedere nei personaggi che dovrebbero combattere i tacchi. A patto che non abbiano un chiaro scopo per sottolineare la femminilità del personaggio, come ad esempio con Bayonetta, Catwoman o Palkia. Io questa battuta l'ho scritta 2-3 mesi fa. Passiamo al quinto signore, il signore del fuoco, che, devo dire la mia, non mi dispiace affatto. Probabilmente è il design più ispirato fra i 5. Non considerando che è un Gormita del fuoco, quindi dovrebbe essere cattivo per la lore dei Gormiti, le corna e la coda suggeriscono un design demoniaco, in netto contrasto con il suo aspetto supereroistico. Figo duro, direi. Non accetterei altro come primo signore della natura buono. Comunque, questi 5 eroi hanno anche alcuni elementi in comune, come il simbolo sulla loro fronte per rappresentare il loro popolo appartenenza, il pattern sul petto che richiama una sorta di viso. Mettendoli a fianco alla prima serie si nota che sono completamente diversi, non definibili completamente Gormiti, ma se lo consideriamo invece come ipotetico seguito di Inorganic, ci sarebbero stati bene, un'evoluzione naturale secondo me anche positiva rispetto a Inorganic. Detto questo, vedendo i design di Marco Albiero, di Fabrizio De Fabrizis e di Marco Dell'Aria, chi ha vinto questo concorso? Il vincitore, oh grazie, il vincitore è... Oh, ma è incredibile! Ma è vuota! Ma cosa vuol dire? Pazzesco!
non ha vinto nessuno. Sia da Marco Albiero che da Fabrizio De Fabrizi ci viene fatto sapere che alla fine non si è fatto niente con questi design. Non ci viene fatto sapere il perché, ma Fabrizio De Fabrizis ci fa sapere che dopo il concorso l'idea è passata da supereroi a samurai e da samurai a cavalieri. Cavalieri che, oh, mi ricordano qualcosa. La 2018. Pazzesco. E da quanto ne so, nessuno di questi tre finalisti ha lavorato alla 2018. Di conseguenza, si può immaginare che la Giochi Preziosi abbia indetto altri due concorsi, uno in stile samurai e uno in stile cavalieri. E infatti non è finita qui. Abbiamo altre entry di un concorso fatto dalla Giochi Preziosi, ma con una richiesta diversa da quelle proposte da Fabrizio. Non cavalieri, non samurai e non supereroi, cioè di dei redesign più maturi e spaventosi. Abbiamo una sorta di concorso 2015. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. No, scherzo. Sono due le entry. Chiudiamo easy, ragazzi. Non voglio fare altri 5 video da 2 ore e mezzo. Vediamo i design di Luca Rossi, uno dei due redesigner di un altro concorso. In realtà questo non sappiamo l'entry, la richiesta che era stata fatta dalla Giochi Preziosi, però immagino sia la stessa di quello successivo. Luca Rossi, a.k.a. Lucas Toy Surgery su Instagram, con i suoi Magmion e Obscurio, irriconoscibili, in uno stile simile a quello di tipo He-Man, immagino, con elementi di armature miste a corpi. Può essere che in realtà ha partecipato al concorso dei cavalieri, però vedendo lo stile molto più maturo immagino di no, posso supporre di no. E poi altri artisti, abbiamo Carlo Giordano e Riccardo Bacchetta, che sono loro che ci vengono a dire che la richiesta della Giochi Preziosi erano dei design più maturi e spaventosi, e si vede dal loro redesign di Geos e Magmion in uno stile completamente diverso, che sembra un'unione fra i mecha di Gurren Lagann uniti a tipo Diablo, mi è stato consigliato di citarlo, ma non mi dispiacciono, poco gormitici, ma non mi dispiacciono per niente. Inoltre, oltre al design 2D, hanno anche dei modelli 3D, ragazzi, è incredibile sta roba. Ah, e mentre cercavo le immagini degli artisti ho trovato altre immagini di questi progetti e hanno stampato anche dei modellini. Scusate, si è beccato il Covid. Oddio. Pazzeschi, pazzeschi davvero. Però anche questi alla fine non ci hanno fatto niente. Alla fine non sappiamo quant'altra gente ci ha partecipato, quanti altri design ci sono stati, se qualcosina è stata fatta alla fine. Che noi non sappiamo niente di questi concorsi. Abbiamo appena sgrattato la superficie del concorso 2014, scoprendo un concorso 2015 e spero non un concorso 2016. L'unica cosa che credo possiamo intuire di uno dei partecipanti al concorso dei cavalieri è probabilmente Giorgio Palombi, il designer che alla fine ha lavorato con la Giochi Preziosi per la serie 2018, il reboot 2018, e che quindi ha lavorato anche alla Legends. Abbiamo chiuso il cerchio, siamo partiti col dire è uscito la Legends, sta per uscire la Legends, chissà come sarebbe potuta essere fatta, e alla fine siamo venuti a sapere che questo concorso in un certo senso, in maniera lata, ha portato alla Legends. Pazzesco, incredibile. Basta. Spero che vi siate divertiti con questi video guardabili, perché alla fin fine sono venuti un po' bruttini. La prima metà è tipo doppiata malissimo, c'è il volume che è una roba indecente, inascoltabile, inguardabile, lentissimo, lentissimo. Poi spero di aver ripreso, di essere fatto delle cose un pochino più interessanti. Ricordo che i link per le entry che abbiamo visto in questo video sono in descrizione, per le entry dei video precedenti stanno nella descrizione. Andate a salutarle ste gente, dateli, se potete farlo chiaramente, ditegli che bei design. Sapete che vi ho trovato grazie a Gormitology.
Stavo per dire piena di asterisk. Così che magari riusciamo a fare un'intervista. Io non le so fare le interviste, ragazzi. Io non le so fare le interviste. Però comunque se li andate a scrivere nei commenti, se potete, che vi ho mandato io fra virgolette, mi fate un favore, mi fate felice, insomma, perché quando ho visto che uno dei partecipanti ha visto il mio video, mi sono sentito felice, anche perché l'ha apprezzato il video in un certo senso, credo, spero, non ho idea. Quindi niente, grazie per aver visto il video, grazie per aver visto anche i video precedenti, se l'avete visto, se no siete dei mostri. Guardate l'ultimo episodio di una serie senza aver visto quelli precedenti, vi ammazzo a tutti. Siete morti.